Là, che di è? Buongiorno signorita. Ma cosa mi dire? Ah, la pioggia. No, guarda che è sporchissimo. Voglio dire che si deve mettere sempre la mascherina. Anche adesso eravamo qui, non c'era nessuno. Tieni un attimino qua. La mascherina. Tieni qua. Cosa? Qua, ce la fai? La mascherina. Ciao Giada. Ciao. Sabrina. E se ne va. Ciao Sabrina. Ciao. Nasconditi così non ti vedo. Ciao Sabrina. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video piovoso. Stamattina già piove. Io ho due ombrelli perché ho recuperato quello di Sabrina. E gli ho lasciato solamente quello di Giana e niente, adesso vado in casa e inizio a fare i lavori. Tanto non si può andare da nessuna parte. Che tempaccio. Però è giusto per la stagione. Io volevo stirare. Pia? Pia? Lo vuoi il latte? Pia? Ti aperto il freddo, eh? Ma guarda, ti abbassi, non ti sento notte. Pia? Ma zia? Pia? Che biscottini, hai ora l'odore, sì, è vero, porco miseria, prendiamo il latte. Ok. Buono il latte? Sì? È tuo? È tuo? È mio. Lo dai? Grazie. È finito, l'hai mangiato tutto. Tutto, sì, brava. Tutto. Tutto. Giulia? Oddio. Giulia. Oddio. James. Dillo. Lo so che lo sai dire, ieri l'hai detto. James? Brava. E Giulia? Giulia. Giulia. Due. E Olivia? Olivia. Dov'è Olivia? E Giada?
Già, dai a scuola. E Gabriele? Dov'è Gabriele? Chiamalo un po', Gabriele. E Giorgia? Dov'è Giorgia? Chiamala un po', Giorgia. Non ne voglia, stamattina. Non ne voglia di dire le paroline. Cosa? Sì, adesso ti faccio scendere, sì. Non stiamo neanche troppo Allora, seduti, è sì. ora di preparare pranzo. È già arrivato anche Manno e qui c'è l'acqua che bolle. Adesso metto il sale e butto giù la pasta. E qui invece c'è il sugo con il tonno. Lasciati a casa con la mamma perché Pia ha il raffreddore di nuovo, però questa volta non è salita la febbre a nessuno, perciò per adesso hanno solamente raffreddore e tosse e stanno in casa con Giada, con Sabrina, con Giorgia e Gabriele che ce l'hanno. Se l'è presa anche di nuovo già Pia, ce la faccio, eh? Cioè mi confondo con i nomi. Invece Giada resiste, Manuel anche, è uscito con mio fratello oggi anche io sono resistita e anche Sabrina ha resistito questa volta, infatti loro saranno a scuola normalmente. Invece gli altri sono a casa perché comunque hanno tosse, raffreddore e non mi sembra il caso proprio di mandarli, che poi come è successo a Giorgia stanno a casa. Poi l'attaccano anche agli altri, perché se vai a scuola, starnutisci e tossisci, l'attacchi a tutti, perciò va bene così. Stanno a casa e fanno i compiti, didattica a distanza non gliel'attivano perché l'attivano solo per periodi molto lunghi e quindi io spero che non ci siano questi periodi molto lunghi. E niente, poi c'è una novità per quanto riguarda l'orario di Manuel per fargli recuperare, che al mattino in pratica entra alle 8, andrà al farà anche un pomeriggio ogni 2 settimane. Deve decidere il professore se fare didattica a distanza oppure se farla in presenza. E la prima volta sarà il 21 di ottobre. Quindi vi dirò, poi vi farò sapere, perché tanto essendo nei vlog vi dirò. E niente, quindi per quello che non ho registrato tantissimissimo oggi finora, perché appunto poi facendo la spesa ve la devo anche far vedere e quindi già occuperà un sacco di spazio nel video.
però vabbè, qualche cosa qui e lì cercheremo di farvi vedere anche mentre siamo all'Eurosintesi. Volevo spiegarvi un attimino che cosa andremo a fare e quale sarà il video. Visto che mi sto trovando molto bene col menu, andremo a creare i menu con quello che abbiamo comprato. Vediamo cosa riusciamo a fare, vediamo cosa riusciamo a prendere e vediamo che menu riusciamo a fare e vediamo quanto ci dura, perché ovviamente non prenderemo tanto di tutto, ma visto che comunque tanta roba, perché poi l'Eurospin ha veramente tanta roba, così prenderemo una cosa sola di ognuno e quindi vediamo un attimino per quanti giorni anche riusciamo a creare un menù abbastanza sano, abbastanza, perché non so, però diciamo che ci proviamo, no? Quindi noi adesso portiamo Giada, prendiamo la mia sorella e ci vediamo, ci aggiorniamo poi quando siamo all'Eurospin. Trenino Pomaz. Gli occhi di Pippin. Quello, guarda, se avessi visto come dormiva oggi attaccato a me. Ciao, va bene. Che con lo svuota la spesa più grande della storia, mia perlomeno, abbiamo preso, vi ricordo, solo cose che costavano da 0 a 1 euro e quindi vi vado, faccio subito vedere cosa abbiamo preso e vi spiegherò anche velocemente, perché comunque sarà abbastanza lungo, come pensiamo di utilizzarlo. Invece altre cose no, non ho idea, non le ho mai utilizzate, non le ho mai comprate, quindi se avete delle ricette o delle idee, dei suggerimenti, lasciatemeli pure sotto nei commenti, che così almeno io prendo spunto e magari lo preparo e lo condividiamo anche con gli altri. Allora, partiamo dalla prima cosa. Come al solito vi lascerò lo scontrino in fondo al video, in modo che potete vedere tutti quanti i prezzi. Il video si dividerà in tre parti, una parte la vedrete oggi, che è la prima parte food, poi ci sarà una parte food che vedrete domani e poi una parte no food che invece vedrete più avanti. Allora, partiamo con questo aperitivo biondo della Blues Bitter analcolico. A me non piace neanche quello vero, quindi non so, lo berranno loro. Poi la limonata, poi le birre. Anche queste qua sono una di quelle cose che, per carità, c'è il pane, ma se avete delle ricette collaudate per usare la birra, anche per cucinare la carne, così è, fatemelo sapere che così le proviamo, perché tanto di birra qui ce n'è aiose. Abbiamo preso questa qui della Best Brown, la bottiglia di vetro così tonda, e poi queste due lattine, questa double malt, doppio malto, e invece quest'altra qui fatta così nella confezionina beige. Poi l'energy drink, questo qui sugar free nella lattina blu, un budino, un preparato per budino gusto vaniglia, i funghi champignon naturale,
Un'altra birra, questa qua però quella leggera, analcolica, dovrebbe essere, almeno c'era scritta così, c'era scritto così, ma non mi sembra che sia analcolica, vabbè, non lo so. No, non è Non così. so, forse sotto i 5, no, non so, non credo. No, Sotto. vabbè, comunque questa qui leggera. Poi uno yogurt intero alla fragola con confetti al cioccolato, un tè deteinato, questi qui con fruttosio al limone. Una confezione di Coca-Cola da 4 lattine, queste un pochettino più grandi. Poi una bottiglietta di aranciata con arance siciliane, che è da 500 ml. Un tè al limone, sempre nella bottiglietta da 500 ml. Una bottiglia di olio di semi di mais. Poi dal frigo abbiamo preso anche altre cose, questa è solo una parte. Lo yogurt alla fragola, questo qui, 0,1% di grassi nella confezione da 500 grammi. Alla pesca uguale, sempre da 500 grammi. Intero bianco. Poi la coppa al cacao con panna. Lo yogurt magro con fragole e fragoline di bosco. Lo yogurt da bere, questo qui a carota, arancia e limone, che è quello che piace a Giorgia, tipo al latte. Uno yogurt magro bianco, 0,1% di grassi. Una bottiglia, diciamo, di latte intero. Questo qui è buono più a lungo, è quello fresco del frigo. Yogurt magro More Mirtilli, dell'amo essere senza lattosio, anche questo qua con le fragoline di bosco. E poi questo qui, caffè arabica, sempre senza lattosio. Poi le fettine al cheddar, la mousse al lampone, le fettine di formaggio fuso light. Poi le fettine di formaggio fuso dell'amo essere senza lattosio, una mozzarella dell'amo essere senza lattosio, una bottiglietta di kefir. Anche questo qui io non l'ho mai usato, non l'ho mai preso, quindi se avete suggerimenti su come usarli, lasciatemeli pure. Uno yogurt colato greco intero. Uno yogurt colato greco alla vaniglia 0% di grassi, un mascarpone cremoso, uno yogurt da bere 0,1% di grassi, questo qui è alla ciliegia gusto vaniglia, cioè, ed è la bottiglietta da 500 grammi. Poi io non l'avevo ancora mai visto, ma c'è anche lo skyr all'Eurospin. Voi non so se magari l'avevate già trovato, io non l'avevo mai visto. 0,1% di grassi, anche i valori sono molto buoni perché li ho guardati oggi, non ieri mentre facevo la spesa. E devo dire che è molto buono, quindi lo proveremo. È una cosa nuova e non l'avevo mai visto. Poi un'altra yogurt da bere però alla fragola, uno yogurt magro bianco 0,1% di grassi, uno yogurt all'albicocca, i würstel, questi qui nella Tobias, questi qui sono quelli di pollo e tacchino senza pelle e senza glutine, uno yogurt colato greco alla pesca 0% di grassi. Un kefir multifrutti, anche questo qua dovrò trovare come usarlo, da 480 grammi. Questo è il budino al cioccolato con 30% di budino alla vaniglia e sono 2 per 125 grammi, sono tipo un mumù. E vediamo, le bambine sono felicissime. Questi würstel della Tobias, che sono fatti così. E sono würstel di puro suino, qua però come vedete non c'è la scritta senza glutine, quindi questi qui Gabriele non li potrà mangiare. E poi invece questi altri, sempre della Tobias, che sono di pollo, suino e tacchino senza pelle e senza glutine.
adesso metto a posto questa e vi faccio vedere il resto. Poi quest'altra birra Perla Premium Lager e Original. Chi lo sa leggere? Vabbè, comunque questa qui dalla Perla. Poi questo integratore di sali minerali della Start della Blues. È un prodotto per sportivi gusto arancia. Poi quest'altra birra Baker's 9.0 Super Strong. Pia intanto gioca con la spesa. Quest'altro Energy Drink verde. Una Coca-Cola piccolina da 500 ml, penso, no? Della lemon, cioè gusto lemon. Sì. Un tè alla pesca, sempre 500 ml. Poi le schiacciatine, queste qui al gusto rosmarino in altre pratiche confezioni, queste qui le possono portare anche i bambini a scuola. Uno yogurt, questi qui della Bifidus, cioè questi qui della Land Bifidus fibre, avena e noci. Un formaggio fresco spalmabile della Maestra senza lattosio. Poi queste patatine classiche stick, croccanti gusto formaggio. Allora, queste qui sono senza glutine. Questa informazione almeno me la... E anche le stick sono senza glutine. Ve la voglio dare perché comunque è importante, visto che Gabriele se no non le può mangiare. Poi questo yogurt cremoso extra al pistacchio con mandorle caramellate. Margarina a ridotto tenore di grassi 100% vegetale. Queste altre patatine qui esagerate, gusto barbecue, sono fatte così, sono molto buone. Il latte parzialmente scremato, anche questo qui buono più a lungo, sempre fresco di frigo. Un altro cremoso extra, però questo qui è yogurt alla vaniglia con palline al cioccolato fondente. Questi tramezzini ai gamberetti con salsa cocktail e verdure. Questi sono i miei preferiti. Poi questi strozzapreti pronti in 6 minuti, fa parte della pasta fresca che è nel frigo. La minestrina primavera, questa qui in bustina è già pronta, 3 porzioni perché non ci conoscono. Le cotolette con spinaci. Poi la pasta all'uovo, abbiamo preso i filini e niente, se mi ispira sinceramente. Poi questi peperoncini interi essiccati che non avevo mai visto. Le mini gallettine di mais che sono senza glutine, vegan, non fritte e sono dell'amo essere biologico. Quest'altra birra, ci sono questi due, cioè è uguale ma cambia, una è gold e l'altra è F-Ways. E sono fatte nelle bottiglie di vetro. Poi invece c'è questa qui, che è più grande, adesso vi dico anche, è un litro, ed è nella bottiglia di plastica. Poi c'è questa qui che Maurizio mi ha detto essere simil Corona. Extra BB, ma io non bevo la birra, quindi best, bravo. E poi il pepe nero in polvere. E poi come ultimo questa birra qui, Lager Beer, questa qui nella bottiglia di vetro. Queste qui invece vi faccio vedere, me l'ha ricordato Gabriele di farvelo vedere, non sono senza glutine, quindi queste qua lui non le potrà. Le schiacciatine classiche, anche queste qui per scuola vanno benissimo. Le gallette e 5 cereali dell'amo essere biologico sono senza glutine, a basso contenuto di grassi, quindi va bene anche per Gabriele. La bruschetta alle olive per le nostre immancabili vellutate, che i bambini mi stanno odiando tantissimo. I cracker salati senza granelli di sale in superficie, che sono i miei preferiti insieme a quelli integrali, perché io e il sale non andiamo tanto d'accordo.
Poi degli spicchi di mela, sono senza glutine, sono essiccati, sono 20 grammi, equivalgono a una mela e sono 100% frutta. E quindi anche questi qua, come merenda magari da portare a scuola, perfetti, benissimo. Poi delle gallette di mais, sempre dell'amo essere biologico, sempre senza glutine, a basso contenuto di grassi. Lì pane per hamburger, questi qua grossi. Il pane per tramezzino. Le stuzzichine gusto bacon, sono 6 pratiche confezioni, anche queste qui per la scuola, perfette. Lo yogurt da bere alla banana che le bambine hanno bevuto quando siamo usciti dall'Eurospin. Il sugo al pomodoro, ciliegina arrabbiata, questo qui delle delizie del sole, in questa confezione, cioè in questa bottiglietta, così è piccolino, non è che ce n'è tanto, ma tanto essendo piccante, le bambine piccole non lo usano, quindi per gli altri basta. E pomodorino 100% siciliano, vedremo, vi farò sapere com'è. Poi una confezione di grissini torinesi, una confezione di grattugiato senza glutine. Il pan bauletto integrale ne ho presi due perché c'è adesso la promozione 1 più 1, cioè di certe cose, due confezioni 1 euro. Poi i cetriolini aromatizzati con aceto di vino, questa carne in gelatina. Buon pascolo, solo 1%, 1,5% di grassi. Poi i carciofi alla contadina sott'olio, la maionese, i grissini croccanti ai cereali, questi qui sono 2% 25. I cracker con riso soffiato che sono veramente molto buoni, 6 pratiche confezioni. La piadina romagnola, questa qui alla riminese con olio extravergine di oliva, è la confezione da 360 grammi, dentro ci sono tre piadine. Le olive verdi in salamoia, queste qui sono intere, non denocciolate. Un latte intero, questo qui microfiltrato pastorizzato, anche questo qui del Banco Frigo. Una tonica al limone. Lo yogurt da bere alla banana, un altro integratore alimentare gusto limone, poi 6 tè da 200 ml al limone, uno yogurt da bere ai frutti di bosco, uno yogurt da bere alla fragola, che è sempre l'altro che hanno bevuto, il curry, i chiodi di garofano, la cipolla in granuli, i grissini, questi qui gran sapore, sono anche questi qua 2% 25, le baguette precotte che sono pronte in forno in 8-10 minuti, le patatine, queste qui provocante, gusto peperosa e lime, un cremoso extra yogurt bianco con granella di nocciole e cioccolato. Un pathos yogurt colato greco 0% di grassi. Uno yogurt greco bianco 2% di grassi. Uno yogurt alla pesca. Un cremoso extra con yogurt bianco con anelli di cereali al cioccolato. Le orecchiette pronte in 6 minuti della pasta fresca. Cioè, fa parte della pasta fresca dal Banco Frigo. Un yogurt al caffè, il lievito, questo qui 2 per 25 grammi, la piadina romagnola IGP alla riminese, un risotto al tartufo. A me il tartufo non piace, a voi piace? A me no. Questi wurstel con pollo e tacchino al formaggio, senza pelle, senza glutine. Uno yogurt alla vaniglia, uno yogurt magro bianco dell'Amo Essere, senza lattosio, le penne lisce, la confezione da 500 grammi, una Coca-Cola della Blues da 500 ml, un energy drink questo verde,
un altro energy drink, però quello blu, una tonica original nella bottiglietta piccolina, però da 500 ml, penso, perché è piccolina. L'altro è da un litro, quindi sì. E poi il pan grattato, questo qui della Tremolini nel contenitore. Un altro yogurt da bere, questo qui però è pesca e maracuja, magro 0,1%. E poi il minestrone di verdure, questo qui nel bricchetto, mai preso assolutamente. Vegan, due porzioni con 13 verdure. L'aperitivo rosso, questo qui della Blue, sempre. I popcorn, questi qui per i microonde. Poi paprika forte in polvere, peperoncino in polvere. Queste gallette di riso ricoperte con cioccolato fondente. Il cocco, la farina di cocco. Yogurt cremoso alla soia, questo qui 100% vegetale, fonte di proteine, fonte di calcio, soia 100% italiana senza glutine e uguale al mirtillo. Il risotto, una bustina di risotto alla milanese, l'aceto di mele, le trofie queste qui integrali e le trofie normali. Poi il prezzemolo in foglie, poi questi wurstel della Tobias puro suino, anche questi qui sono senza glutine, ricotta misto pecora, formaggio caprino di latte vaccino, ricotta fresca, poi questa birra piccolina da 33 centilitri, gli spaghetti, questi qui, pasta di Gragnano, sono le nostre stelle, quella selezione lì, le conchigliette rigate, un'altra bottiglia di latte parzialmente scremato, sempre dal banco frigo, come affettati, prosciutto cotto scelto, mortadella e salame, questo qui ungherese. Poi i budini alla vaniglia, purtroppo non sono senza glutine, quindi Gabriele non li può mangiare. E la birra, questa qui al limone, altra birra, questa qui però, quest'altro tipo qui, Premium Pils. Polenta con funghi porcini, una mozzarella light con meno 50% di grassi, il pan carré, una confezione di penne rigate al bronzo, trafilate al bronzo da 500 grammi, una confezione di latticino fresco spalmabile light, le galette di riso, queste qui con ricoperte con yogurt e arancia, questi yogurt bifidus 2x125 al mirtillo e le ricottine dell'Amo Essere senza lattosio 2x100 grammi. E poi questi qua che io non avevo ancora visto, quindi fatemi sapere anche voi se li avevate già visti, se li avete già provati, queste confezioni di affettato snack senza glutine, senza lattosio e proteine del latte da 70 grammi. Questa qui è prosciutto cotto di alta qualità, poi salame Milano e il prosciutto crudo. Il prosciutto crudo è da 60 grammi. Poi una confezione di questi spaghetti da un chilo. Io non mi ricordo di averli mai visti, quindi sono contenta di averli presi perché così li proviamo. Poi yogurt da bere alla fragola e alla banana normali, linguine sempre della selezione le nostre stelle, il cotto di tacchino con olive, questi cracker leggeri che sono veramente buoni, i popcorn, su cui non è scritto senza glutine ma che lo sono, diciamo, di default. Poi il pane per hot dog, i grissini, questi qui rustici
per 150, i crostini integrali, la confezione è da 250 grammi, queste patatine qui al rosmarino, che sono senza glutine con sale iodato, una confezione di gnocchi di patate e una confezione di gnocchetti di patate, l'energy drink rosso, un'altra birra, low fermentation, quindi senza fermentazione. Chissà che con questa al pane non so se ce la posso fare. Poi, uno yogurt alla ciliegia, uno alla stracciatella, uno ai frutti di bosco, un tè di questo qua deteinato alla pesca con fruttosio, una confezione di margarina da 200 grammi, 250 grammi, lo stracchino, questo qui, che ha due piccoli... c'era sempre due confezioni, un euro, non mi ricordo, comunque questi. Poi i tagliolini, sempre dal banco frigo, questi qui, della Tremolini. Poi le gallette di riso ricoperte con cioccolato al latte. Questi yogurt bifidus alla prugna, 2x125, una pasta sfoglia fresca, questo qui è formato rettangolare, e una gassosa di queste bottigliette qui da 500 ml. Questo mais per popcorn, 3 minuti in padella, cracker salati in superficie che mangeranno loro perché io non ci penso nemmeno, questa crema al cioccolato, le fettine al grana padano DOP, due mele verdi, la pasta all'uovo per preso i grattini, i rigatoni sempre della selezione Le Nostre Stelle, poi il pepe bianco in polvere e la curcuma in polvere, con altre patatine, le tortillas, adesso andiamo a vedere assieme. Ma qui non c'è scritto senza glutine. E quindi io eviterei. Poi il yogurt cremoso alla soia, frutta e cereali. Questo qui ovviamente non è senza glutine. I cornetti di mais gusto ricco, anche non sono senza glutine. Poi la pasta, questa qui, le mezze maniche trafilate al bronzo, lo yogurt da bere frutti di bosco, la tonica al limone e gli spaghetti integrali. Poi dal banco frigo i troccoli, i cornetti gusto formaggio che sono senza glutine. Se di qualche cosa vedete due volte perché magari ci piacciono, perché magari sono senza glutine, quindi ne abbiamo preso di più ed è per quello. Yogurt alla banana, questo qui con confetti al cioccolato, la noce moscata in polvere, il basilico in foglie, un sugo pronto, questo qui al tonno, poi i fusilli bucati, anche questi trafilati al bronzo, il minestrone di verdure passate, tre porzioni, i rigatoni, questi qui normali, pacchetto blu, uno yogurt al cocco e queste merende, merenda latte alla frutta, che c'è banana, fragola e albicocca, 6x50 grammi. E questo qui in questi bricchettini alla pesca, e al limone. Poi il tè sempre invece nei cartoncini da 200 ml alla pesca. Poi risotto con funghi porcini, risotto alla parmigiana e risotto alla zucca. Le patatine, queste qui classiche croccanti, che sono senza glutine. Poi il couscous con formaggio ed erbe fini, l'infuso zenzero e curcuma, la cannella in polvere, l'origano in foglie, poi
le penne rigate integrali, le farfalle, sedanini rigati. Poi qui abbiamo queste patatine qui, queste qui cacio e pepe, e queste qua sono senza glutine, c'è scritto qua grossissimo. Poi le patatine gusto paprika, anche queste qui sono senza glutine. Un altro yogurt da bere, questo qui invece è multifrutti. Gli spaghetti integrali dell'Amo Essere Biologico. I bucatini. Poi i wurstel, questi qui sempre della Tobias di pollo senza glutine. Uno yogurt alla banana. Questi crème caramel che si sono rotti. La pasta all'uovo, le stelline. La crema alla vaniglia. Pasta all'uovo, i quadrucci. Couscous con verdure. Pan bauletto, 8 cereali e soia. C'era tipo l'uno più uno, due confezioni 1 euro, e il pan bauletto grano duro e questo filone a fette con farina di segale. Questi semi di zucca, i bambini erano un po' scettici e invece mi ricordo che noi li mangiavamo come snack così ogni tanto, non sempre ovviamente, però così. Poi le cotolette normali senza spinaci. I wurstel, questi qui sono quelli con pollo e tacchino senza pelle e senza glutine. Poi questi snack con cacao tipo Kinder Delice. Ma no, quelli che stanno nel frigo. Bah, non li mangio io e quindi non lo so come si chiamano. Comunque sono milk snack con cacao. Poi l'altra confezione di wurstel al formaggio, perché era anche questo qua tipo uno più uno. Poi le tagliatelle, queste qui fresche, i fusilli, questi qua, scusate, pronti in 8 minuti, i tonnarelli, la pancetta arrotolata, queste gallette di riso che sono dell'Amo Essere Biologico, senza glutine, a basso contenuto di grassi. Questa pagnotta rustica di granduro, il pan bauletto, questo qui semplice, così, i cracker integrali, questi altri wurstel, questi qua sono di puro suino, senza pelle, senza glutine, il rosmarino in foglie. Questi altri wurstel, pollo, suino e tacchino, in confezione così doppia. E sono senza pelle e senza glutine, c'è scritto lì 2 per 100 grammi. E poi le gallette di farro, queste qui dell'Amo Essere Biologiche, questa qui ovviamente non sono senza glutine. E per questa prima parte è tutto. Adesso finisco di mettere a posto e vado a preparare la cena. Allora, stasera per cena mangiamo una frittata di zucca che mi ha ispirato molto, l'ho vista fare sul canale YouTube di Chiaretta. Chiaretta, sì. E poi ci sono melanzane grigliate, queste qua invece sono quelle di ieri. E poi qui ci sono due hamburger ancora avanzati, che se li vuole magari Maurizio. Perché noi abbiamo il pane, invece Maurizio, Gabriele e quindi se vogliono anche quelli. E niente, adesso prepariamo il tavolo così mangiamo qua. Micio. Cosa fa Mimi? Guarda, quella tutina da cambiare. Mangia. No, tu no. Tu no. Aiutatemi, mangia le crocchette del gatto. No. Sputa. Sputa! No! Sputa! Aiutaghi! No! No! No, devi mangiarti le crocchette del gatto! No! Micio? Micio?